Ciao amici, ciao amiche, benvenuti e benvenute in questo nuovo video. In questo video non mi inquadrerò anche perché non sono io il soggetto e comunque vi voglio sempre risparmiare un bel trauma, ma siamo qui perché voglio aprire insieme a voi il pacco che contiene l'ordine che ho fatto qualche giorno fa sul sito dell'erbolario, perché ho voluto approfittare di una promozione che stavano facendo. Io è la prima volta che ordino sul sito dell'erbolario, ma in passato qualche volta ho acquistato alcuni dei loro prodotti nel negozio fisico. Una di queste volte, ricordo che acquistai un regalo per Natale per mia madre, le presi il profumo La Peonia che le è piaciuto moltissimo e siccome eravamo sotto Natale stavano dando in omaggio il calendario che mi è piaciuto moltissimo perché i disegni che c'erano raffigurati sopra si intonavano praticamente con l'arredamento della mia casa, sembrava di avere un piccolo quadretto diverso ogni mese, è veramente bellissimo e quindi siccome seguo anche le loro pagine social un giorno mi è uscito un post in cui dicevano che stavano facendo una promozione, in pratica in che cosa consistevo, comunque in che cosa consiste, perché forse è ancora valida, salvo esaurimento scorte. Comunque, facendo un ordine di qualsiasi importo, in omaggio davano sia il calendario 2021 che anche un'agenda disponibili con due tipologie di copertine, quella con l'oro e quella con l'argento, però non si possono decidere questo a descrizione di chi prepara e spedisce l'ordine. Siccome io non l'ho ancora aperto, l'ordine è qua dentro e sigillato da questo nastro che ho già aperto, ho già tagliato per una questione di tempo, ma non l'ho sbirciato ancora. Adesso andiamo a vedere insieme che cosa mi hanno mandato. Comunque ho speso in tutto sulle 21 euro perché ho ordinato un prodotto e poi ho pagato 4,90 euro circa di spedizione. Se mi seguite su Instagram nelle storie ve ne ho anche parlato, vi ho fatto vedere, anzi l'avete deciso proprio voi perché ero indecisa fra due prodotti. Anche se avessi acquistato un prodotto tipo una maschera viso da 4 euro avrebbero inserito lo stesso omaggio di calendario più agenda. Se non mi... Ah sì, c'è anche un kit di campioncini che ho potuto scegliere. Mi è arrivato esattamente così. Cioè il corriere l'ha preso e me l'ha consegnato così. La scatola è bellissima, non la getterò assolutamente anche perché è troppo bella, ma anzi me la riciclo, me la conservo e la utilizzo come contenitore perché sicuramente qualcosa uscirà. Apriamo il pacco e vediamo che cosa c'è dentro. Allora, vediamo. Ok, allora. Questa è una bustina. Grazie per aver scelto l'erbolario. Per ringraziarti abbiamo inserito in questa busta un coupon cartaceo che potrai utilizzare presso un circuito di punti vendita selezionati e qui potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e scoprire le nostre ultime novità. Speriamo di rivederti presto. Questo è il coupon. Per te uno sconto di 10 euro su un acquisto del valore minimo di 40 euro di prodotti, valido fino al 30 aprile 2021. Va bene, ma la bellezza della busta, parliamone. Ok, allora, quindi, buono sconto di 10 euro. Qui c'è il calendario, no vabbè, questo calendario già so che mi piacerà tantissimo. Erbolario 2021, illustrazione di Alfonso Goi. Qui c'è il calendario e dietro al calendario ci sono le illustrazioni. Questo è Bruno, uguale a Bruno, sì, perché ne ho talmente tanti che gli ho dato dei nomi. Bellissimo anche questo. Un calendario tutto con i passerotti, con gli uccellini, bellissimo. Questa è Titina la femminuccia. Ultimo mese, il pettirosso. E tra l'altro c'è un pettirosso qui nei paraggi, ogni tanto lo vedo, è bellissimo, molto sfuggente. Io ogni tanto cerco di fotografarlo, ma è sfuggente. Il pettirosso è di una bellezza sconvolgente. Ah, il forellino per appenderlo, perché ho già il gancio pronto. Comunque io nel 2020 non ho avuto un calendario in casa. Avrà portato sfiga? Adesso me lo vado ad appendere così, me lo lascio così nella speranza che il 2021 sia migliore di quest'anno di sta per concludersi, speriamo presto. E qui ci sono il prodotto che ho acquistato, l'agenda e il kit di campioncini. Io voglio vedere l'agenda, l'agendina piccola pratica. Hanno messo quella nella versione argento, carina, molto carina, pratica, compatta. Molto carina.
No, oh, vabbè, l'illustrazione pure dentro. No, vabbè. Stupenda, stupenda. No, oh, vabbè, bellissima. È bellissima anche l'agenda. Cordicina per mettere il segno. Anche bello il formato perché è pratica da mettere in borsetta. Bella, bella davvero. Bella davvero. Io comunque adoro prendere gli appunti, scrivermi le cose scrivendo. Non mi piace prendere appunti, note, cose varie sullo smartphone, anche se a volte lo faccio. Ma se ad esempio devo prendere degli appunti o devo scrivermi delle cose, io preferisco scrivere con la penna sulla carta piuttosto che annotare sul dispositivo. Sarà un po' tradizionalista, però a me piace ancora scrivere con la penna. Cioè, tecnologia sì, ma fino ad un certo punto. Vediamo il kit di campioncini che ho potuto scegliere il kit di campioncini, che sono questi della linea Karité, forse, che è quella nuova, perché gli altri non mi intrigavano particolarmente. Allora, ci sono tre campioncini, sì, della linea Karité. Questa è una crema mani nutriente, bagno crema nutriente e crema corpo nutriente. Li proverò, li vado a rimettere qui dentro e vi faccio vedere il prodotto che ho acquistato, perché adesso vi ho fatto vedere soltanto le cose in omaggio. Adesso vediamo il prodotto che ho comprato. Allora, è questo qui, acido ialuronico della linea Luce e Volume, spray bifasico mille virtù con acido ialuronico, cheratina vegetale e olio di cocco per tutti i tipi di capelli, prodotto da 100 ml, composizione per il 98% di ingredienti di origine naturale. Vi leggo un attimo la descrizione. Mille virtù e molti usi per questo spray bifasico, vero alleato per lo splendore dei capelli che si riscoprono più corposi, soffici e lucenti ad ogni utilizzo. L'acido ialuronico svolge la sua azione riempitiva e idratante, la cheratina vegetale rende la fibra capillare più forte ed elastica, mentre l'olio di cocco regala morbidezza. Spruzzato sui capelli bagnati prima dello styling, districa e protegge dal calore di fondo e piastre, quindi anche un termoprotettore, facilitando la piega. Sui capelli asciutti si può usare quotidianamente per un effetto lucidante anticrespo o prima dello shampoo, lasciando in posa per 15 minuti, quindi anche come trattamento pre-shampoo, come impacco pre-shampoo. Per nutrire e idratare intensamente, in piscina o al mare protegge da cloro e salsedine, prevenendo secchezza e disidratazione. Uso: miscelare le due fasi agitando il flacone e vaporizzare sulle lunghezze dei capelli. Sostanze funzionali caratterizzanti: acido ialuronico a basso, medio e alto peso molecolare, cheratina vegetale da grano e soia, olio di cocco, frazione del burro di karité, fitosteroli da cramb abissinica, estratto dai frutti di limone, mela e uva di provenienza italiana, estratto dei fiori di verbasco e primula, vitamina E dai semi di soia. Prodotto molto interessante. Se avete visto le storie, vi ho fatto un collage di tutte le caratteristiche. Quanti utilizzi può offrire questo prodotto? Io principalmente questo l'ho voluto prendere come prodotto da applicare prima di fare una piega liscia, anche se comunque io faccio la piega liscia per la maggior parte delle volte quando la faccio, perché non la faccio sempre, con il Dyson e il Wrap, che comunque il capello non lo danneggia, a prescindere qualsiasi apparecchiatura io utilizzi. Quando vado a fare una piega liscia applico un leave-in, oppure come in questo caso andrò ad utilizzare questo al posto del leave-in. La linea si chiama Luce e Volume, io nella recensione di chi ha acquistato il prodotto ho letto benissimo. Potrei anche utilizzarlo come prodotto per fare i capelli mossi, ricci, comunque quando faccio lo styling sui miei capelli naturali, potrei utilizzarlo come prodotto prima di applicare il gel. Spazzolare i capelli, poi applicare il gel, fare lo styling in sessione con la spazzola ed asciugare. Sicuramente lo proverò anche in quel modo, però principalmente l'ho voluto prendere come termoprotettore per quando vado a fare una piega liscia, da sostituire al leave-in. Vediamo il prodotto. Cerca il codice stampato all'interno di questa confezione, scopri come utilizzarlo. Vabbè, ho già visto come si utilizza. Qui ci sono altre info anche all'interno. Crema balsamo effetto filler, promette di andare a rendere il capello più corposo, più pieno, perché comunque l'acido ialuronico va a fare proprio questo. Allora, questo è lo spray. È una confezione di plastica semiopaca. Dopo il lavaggio aiuta a districare i capelli bagnati, dona loro corpo e li prepara allo styling. Terminata l'acconciatura, qualche spruzzata sulle lunghezze rende le chiome lucide, profumate e conferisce maggiore volume. Uso: miscelare agitandosi, perché comunque è uno spray bifasico. Lo agitiamo. Voglio sentire l'odore, il profumo. Vediamo. Questo è l'erogatore. Vado a
a vaporizzarne un pochino. Oh mamma, sento il profumo da qua. Aiuto, è profumatissimo. Sto vedendo se è oleoso. Devo dire che il prodotto non lascia strato oleoso. No, no, no. Il profumo è meraviglioso. Meraviglioso. Io questo lo metto subito alla prova e al prossimo wash day vi aggiorno nelle storie. Penso di utilizzarlo, come vi ho detto prima, prima di fare lo styling in sezioni, come prodotto da distribuire sulle lunghezze e districare. Poi applico il gel e asciugo. Non voglio utilizzarlo da solo perché penso che mi venga un effetto tipo Naked Girls utilizzandolo da solo. Quando andrò a lavare poi deciderò. In ogni caso vi aggiorno nelle storie su Instagram. Comunque se volete un video più specifico nel quale lo mettiamo alla prova, fatemelo sapere sotto nei commenti. E nulla, e questo è quanto. Il mini unboxing termina qui. Amici e amiche, mi raccomando, fatemi sapere se utilizzate anche voi questo prodotto e come vi trovate. Così se avete da darmi qualche consiglio lo accetto ben volentieri. Oppure se utilizzate altri prodotti dell'erbolario da consigliarmi, scrivetemeli qui sotto così io annoto e prendo appunti. Vi ringrazio come sempre per la compagnia. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.